Andiamo ad ascoltare le parole del presidente De Laurentiis, l'entusiasmo, la soddisfazione, ma anche uno sguardo volto al prossimo futuro. Sentiamo. I tifosi napoletani ai quali dedichiamo questa vittoria, che è la seconda vittoria a distanza di pochi mesi, e soprattutto credo che vada dedicata a uno di loro che non c'è più, che è Ciro, perché chiaramente da quella serata disgraziata dove siamo riusciti a portare a casa però la Coppa Italia, nonostante tutto siamo arrivati a questa serata, che è una serata di tutt'altra così atmosfera, e dove poi ha trionfato, come io sempre non mi stanco di dire, il calcio italiano. Grandi vittorie annuali internazionali di tutte le coppe, quindi anche lui può essere soddisfatto, quindi anche il Napoli diventa una vetrina per lui non banale. È un momento di grande emozione, cioè pensare di essere tra le grandi del calcio. Sai, il problema è, ma io ho sempre pensato di essere tra le grandi del calcio, perché sai, il fatto stesso che dal 520° posto, quando stavo il primo anno in Serie A, sono arrivato a essere tra i primi 30 club del mondo, non è che mi dispiaccia, no? Poi esserlo con quel tipo di budget non mi dispiace ancora di più, perché vuol dire che c'è molta professionalità e c'è anche capacità da parte di tutti quelli che noi scegliamo a lavorare. Poi si può dire il reparto dei giovani non è stato sviluppato, poi si può dire lo stadio non esiste, ma queste sono cose che dipendono anche dalla città. Da una città che forse non esiste accanto al calcio Napoli, che è uno specchio, una bandiera che gli porta molte immagini in tutta Italia e in tutto il mondo, perché poi quei cori, noi non siamo napoletani, questa sera potevano lasciare il tempo che trovavano, perché in fondo io direi siamo tutti italiani, pensiamo di essere italiani prima di non essere qualcuno degli italiani, no? Perché la cosa importante è l'unità. Se non c'è unità, questo è un paese purtroppo molto giovane che ancora è disunito, e lo sappiamo, no? Cioè, non l'ho detto io, lo hanno detto al congresso di Vienna, se ben ricordo, che era un'espressione geografica, un certo Metternich forse. Prima di tutto voglio dedicare questo titolo a tutti i tifosi, alla memoria di Ciro, che credo che dopo la finale della Coppa tutti meritavamo una partita così, una finale così, un titolo così. E dopo questo dire che credo che la chiave è stato non durante la partita, sino all'inizio della partita, quando abbiamo parlato di non mollare mai, di continuare a lavorare fino alla fine, e abbiamo visto una squadra che poteva pareggiare, che poteva perdere, ma che ha avuto il coraggio, la fiducia di lottare fino alla fine e vincere, come abbiamo vinto, contro una grande squadra. Attraverso la Coppa Italia e la Supercoppa non possiamo sempre denigrare questo Napoli, sputare sui giocatori, parlare male di tutti, il mercato sbagliato, il mister, non il mister. Io credo che invece per quelli che sono i nostri rispettosi rapporti con quello che ci impone la UEFA attraverso il rispetto del fair play finanziario, noi credo che stiamo dando una buona dimostrazione che si può lavorare con dei grandi divi del calcio, perché in fondo Benitez è un grande divo del calcio. Ma io che voto do? Io gli do un voto 7+. Però pronto a dimostrare, spero di fare un 8,5 a maggio. Tanta gioia naturalmente da parte di Aurelio De Laurentiis, ma anche l'occasione per un po' di polemiche con il sindaco di Napoli De Magistris sulla questione stadio. Nei festeggiamenti infatti De Laurentiis ha parlato della questione stadio, ha detto: il sindaco, per migliorare i rapporti con il Napoli, deve imparare una cosa fondamentale, diventare un manager nel 2015. Un sindaco deve essere un manager più che un uomo politico, altrimenti nessuna città potrà essere gestibile. Pronta però la risposta del primo cittadino, che ha detto in queste ore di gioia dopo la straordinaria, emozionante vittoria del Napoli contro la Juve in piena atmosfera natalizia, trovo fuori luogo, stonate, infondate le parole del presidente del Napoli.
E intanto però la città continua a festeggiare perché c'è stata una lunga notte di festeggiamenti, persone in piazza, bandiere, fuochi di artificio. Guardiamo il servizio. Una città in festa, una piccola anticipazione di Capodanno con bandiere, fuochi d'artificio e gente in piazza. È la Napoli post Supercoppa italiana, una vittoria entusiasmante che ha fatto tremare le gambe dei tifosi fino all'ultimo. La gioia è esplosa dopo l'errore di Padoin e la parata di Rafael, lì le strade si sono riempite. Il secondo trofeo azzurro ha un sapore speciale per chi arriva contro la Juventus e perché ripaga delle sofferenze della sconfitta di Pechino e perché arriva in un momento complicato, quando tutto sembrava in bilico, la frattura a Benitez De Laurentiis, la poca voglia, invece no, tanta grinta. Una città in fermento, le lacrime di gioia e la voglia di festeggiare fino a notte fonda. Una festa arrivata fino a New York, Londra, tutti i napoletani azzurri hanno esultato e voluto condividere con amici l'emozione per una vittoria tanto attesa. La squadra è tornata alle 8:29 a Capo di Chino dopo il viaggio notturno da Doha e successivo scalo ad Atene. Il Natale ha portato il suo primo regalo. Non soltanto note positive per la festa, perché ci sono stati momenti di ordinaria follia intorno alla mezzanotte, un'ora di violenza con un branco che ha circondato due pullman vandalizzandoli a calci e pugni mentre bande di rapinatori su scooter davano la caccia alla vittima di turno. Momenti di paura sul centralissimo lungomare tra via Acton, il tunnel a Vittoria e piazza Vittoria, con la strada naturalmente in mano agli pseudo tifosi.